tutti, buongiorno, direzione Carloforte, anche se non ci imbarcheremo questa sera, ci imbarcheremo domani mattina da Porto Scuso e stasera dormiremo in uno spottino molto carino. Domani avrò uno spettacolo a Carloforte, appunto, in bici, infatti ci sono anche le strutture qua dietro. Siamo belli carichi, spettacolo in bici, ma poi dopo lo spettacolo approfitteremo ovviamente anche per farci un giro nell'isoletta. Luce bellissima. Spottino davvero incantevole, ci troviamo proprio di fronte all'isola di Sant'Antioco e di San Pietro. C'è una luce spettacolare. Mamma mia, che luce, che tramonto! Come è calato il sole, sono saltati fuori questi insetti. Ovviamente nel video non so se... Ma sono enormi, ma è pieno, eh. Questo è uno, ma ce ne sono centinaia. Guarda. Cioè, guarda che belle le nuvole di là. Buongiorno, risveglio circondato dei pandini oggi. Tra l'altro c'è uno veramente figo, bello molesto. Che posto, che posto, che pace. Infatti c'è un sacco di gente, ma noi adesso in paese non ci facciamo nulla. Andiamo subito a cercarci qualche calettina. Te la guarda. La particolarità dell'isola di San Pietro è che purtroppo è molto molto privatizzata rispetto a Sant'Antioco, che magari comunque sia conserva ancora degli spazi molto selvaggi più accessibili. Invece qua è tutto proprietà private, villette che la maggior parte dell'anno magari sono anche disabitate. È veramente un peccato. Infatti qua i posti veramente wild sono difficili da trovare, da raggiungere. Però dai, al suo perché comunque. Queste zone tra l'altro sono piene di fortini militari, sono anche ben conservate. Thank you.
Allora, ci troviamo proprio nell'estremo nord dell'isola in questo momento. Qui alle nostre spalle c'è l'antica e la nuova Tonara. Questa scogliera è veramente fighissima. Bella, bella, bella. Notare come sempre il gran bel casino ogni volta che dobbiamo spostarci per degli spettacoli. Non vedo l'ora davvero di poter prendere il carrellino, da poter trainare col gancio traino appena installato. Sarà una svolta. Guardate che spettacolo quest'acqua con le alghe sotto verdissime. Fa un contrasto davvero bello con la roccia molto scura. Ecco, la cosa più bella dell'isola di San Pietro, secondo me, sono proprio le sue scogliere. Sono davvero stupende. Buongiorno a tutti. Dopo lo spettacolo di ieri sera a Carloforte, ormai era notte, ci siamo diretti in questo spot molto molto figo che avevamo già scoperto l'anno scorso. Infatti veramente bello aver salvato, continuare a salvare tutti i posti in cui vado, perché torna veramente comodo andare a colpo sicuro in certe situazioni in cui magari è tardi, si ha poco tempo, non si ha voglia di andare a cercare posti X. Approfitto per ricordare, se qualcuno fosse interessato alla mia mappa, di scrivermi mail, perché è bello andare in esplorazione, però a volte può tornare comodo magari quando si ha poco tempo a disposizione avere una mappa già con i posti pronti, sicuri e con una buona recensione. Si sa già se c'è spazio, se la strada è buona, se è poco frequentato, molto frequentato, se va bene in estate. Insomma, fa comodo avere tutte queste informazioni a portata di mano. Quindi ora ci troviamo nell'estremo sud invece dell'isola di San Pietro. Stiamo girando l'isoletta un po' in lungo e in largo. Ci spostiamo verso il lato ovest, che invece è ancora inesplorato, perché la scorsa volta non abbiamo girato quella zona là. Questa isoletta è veramente carina. Allora, lungo la strada abbiamo trovato un punto dal quale sicuramente è possibile osservare da vicino una scogliera spettacolare. Che bomba! Wow! Ecco, come vi dicevo ieri, l'isola di San Pietro è bellissima proprio per le sue scogliere. Non troverete tantissime spiagge con la sabbia, però scogliere a volontà.
è stra pienissimo di uccelli, perché sicuramente nidificano tutti qua su queste rocce. Pieno, cioè lì su è una cosa devastante. Allora, ci stiamo spostando verso Capo Sandalo, quindi il lato ovest dell'isola. E vicino a Capo Sandalo c'è Calafico, che è una sorta di piccolo fiordo. È una caletta molto minuscola, carina carina, dove nidifica un uccello particolare che stiamo andando, che andremo a cercare. Si chiama Falco della Regina. La particolarità di questo rapace è che arriva dal Madagascar in questo periodo più o meno. Arriva in primavera e poi d'estate nidifica le uova. E queste uova si schiuderanno, credo, intorno a settembre-ottobre. Allora, devo dire la verità, mi piacerebbe un sacco far volare il drone qui perché c'è un paesaggio pazzesco. Lo scuote dall'alto rende un casino, però è un po' pericoloso perché i gabbiani sono molto molesti. Già prima ho rischiato di farmi attaccare da un gabbiano. In più non vorrei neanche disturbare poi tutti gli uccelli che nidificano qua. Sì, questa è una zona dell'isola veramente spettacolare. Sono veramente stupito dalla bellezza di questo luogo. Tra l'altro molto bello perché qua è molto selvaggio, mentre tutti i luoghi visti fino ad ora qua nell'isola di San Pietro erano comunque pieni di case, villette, treni privati, edificazioni eccetera eccetera, ristoranti. Invece qua è veramente selvaggio, non c'è nulla di artificiale se non quel faro e la strada. Stop. Ecco qua, questo è proprio il falco di cui parlava Claudia prima. Parte dal Madagascar. Guardate che viaggio assurdo che si fa. Sono i punti dove nidifica, solo qua. Niente di strano che quella che abbiamo visto lassù fosse magari una casa di pescatori. Infatti qua giù sembra che ci fosse un piccolo porticciolo per magari una o due barchette. Immagino che spettacolo vivere in una caletta del genere. Ma poi guardate che rocce, delle opere d'arte. Siamo tornati da Johnny, adesso ci spostiamo verso Calafico. Però prima di scendere lungo la cala facciamo un bel pranzetto. Allora, se da questo lato all'interno di Johnny abbiamo lo Spear Watching, da questo lato abbiamo il vero Bird Watching. No vabbè, cazzate a parte, stiamo osservando con i binocoli quella direzione. Sembra proprio che ci sia un rapace, insomma potrebbe essere il falco della regina. Sarebbe figo potersi avvicinare. Allora, Calafico è laggiù, come potete vedere è una bella insenatura là, però i falchetti li abbiamo visti da quella parte. Ora andiamo a vedere se riusciamo ad avvicinarci un po', anche se è difficile perché è veramente molto impervio. Però, boh, magari Claudia riuscirà a beccare qualcosa con la sua macchina fotografica. Che paesaggio assurdo, ma che cos'è? Allora, la situazione si sta facendo interessante perché ne è passato uno adesso proprio qua davanti, vicinissimo. Se ne vede ogni tanto qualcuno in alto, però è veramente molto in alto, risulta un po' distante da fotografare. No vabbè, spettacolare, spettacolare, sembra di essere sulla luna in questi canyon rocciosi. C'è una specie di capanno strano. Comunque stiamo facendo una sorta di giro d'anello. Là dietro c'è Calafico. Sì, comunque secondo me questo è proprio un sentiero specifico per l'avvistamento del falco della regina.
ci rendiamo conto che posto ci troviamo. È veramente surreale. Eh sì, questo è proprio un capanno fotografico. Abbiamo avvistato, è proprio su quelle rocce là. Siamo qui già da una buona mezz'ora, purtroppo sono cose che richiedono molta pazienza. Wow! Allora abbiamo abbandonato il capanno, proseguiamo questo percorso. Dirigendo verso le piscine naturali di Nazca, qua di fianco dovrebbe esserci anche una centrale elettrica, veramente orribile. Tra l'altro ci sono delle paleoliche che sono proprio abbandonate, si vede che sono da tanti anni abbandonate, sono tutte degradate, un po' inquietante. Sa molto di deserto in Arizona. Per questo obbrobrio di centrale elettrica abbandonata. Del resto è un posto veramente figo. Figo.